Buongiorno, sono Hannes Obermeier di Bolzano, abito a Bolzano, classe 1961, storico medievista e anche storia contemporanea e dirigo attualmente l'archivio storico della città di Bolzano. Che ruolo l'archivio storico della città di Bolzano ha nell'elaborazione pubblica della storia regionale, diciamo? Oltre l'impianto, come dire, burocratico, no? Siamo parte di una burocrazia culturale, per così dire, e conseguentemente di taluni compiti che da esco nascono, abbiamo negli ultimi anni speso molto lavoro sia di ricerca di base, sia poi di implementazione nello spazio pubblico della città di luoghi del sapere, legati al tema del secolo degli estremi, cioè del Novecento, e soprattutto di questa particolare duplice esperienza del territorio e della città di Bolzano, in particolare di ben due dittature fasciste, cioè del fascismo italiano e del fascismo tedesco, ovvero il nazionalsocialismo, che hanno segnato fortemente questo territorio e le sue elite, ma anche le popolazioni nel suo insieme. L'archivio storico della città di Bolzano negli ultimi anni ha affrontato due degli aspetti preliminari dell'esperienza totalitaria di questa terra, di questa città, ovvero il ricordo dell'ex lager nazista di Bolzano, attivo dal 44 al 45, e ovviamente soprattutto la cura della memoria delle vittime, ma anche di quello che ne è rimasto come traccia visiva nel tessuto urbano, un muro esterno in sostanza dell'ex lager, istituendo un passaggio della memoria che spieghi alle generazioni attuali che cosa lì è avvenuto, ma anche aggiungendo un corollario memoriale che è rappresentato dai luoghi della deportazione, del lavoro coatto, ma anche della deportazione fisica tramite la linea del Brennero di tanti dei ex detenuti verso il lago d'Oltralpe, i campi di concentramento che si chiamano Auschwitz, Mauthausen, Dachau. Questo è uno dei settori importanti che ci ha consentito un po' anche di far capire alla città e alla società civile bolzanina e anche sottotirolese intera quanto anche noi siamo coinvolti, e questa città è stata coinvolta, che Auschwitz non è stato, come dire, un'esperienza lontana, ma l'abbiamo in città, la troviamo qui. E questo è, secondo me, è stato importante a livello anche di autocoscienza, sia a livello didattico ovviamente, ma anche per capire quanto anche le generazioni prima di noi e noi come il loro successore siamo coinvolti a pieno titolo nella storia delle violenze del Novecento. Il secondo tema molto importante per noi è stato quello di aver avuto l'occasione nel 2013-14 di poter affrontare un'eredità scomoda quanto lo poteva essere il monumento alla vittoria eretto dal regime fascista tra il 26 e il 28 sul progetto di Marcello Piacentini e sul diretto volontà, no, di Benito Mussolini nel cuore della città di Bolzano. Elemento, diciamo, di discordia per decenni, perché non è stato abbattuto nel 45 con la liberazione persistito, è stato da sempre luogo sia di evidenze pubbliche ma anche di scontri, di proteste. Nel 2014 siamo riusciti a inaugurare un percorso espositivo perpetuo nell'ipogeo del monumento, che è molto vasto, su 700 metri quadri, chiamandolo BZ1845, cioè le due date delle guerre mondiali, nel quale si inserisce la biografia di questo monumento. Un monumento, una città, due dittature, cioè affrontando proprio il discorso della duplice esperienza dittatoriale in un elemento che una di queste dittature ci ha lasciato, facendo così in modo che il monumento cambiasse, per così dire, la sua funzione, no? Diventa quasi un testimone contro se stesso, e peraltro è la prima, per quanto mi risulta, il primo tentativo pubblico anche sul territorio nazionale in Italia di affrontare a viso aperto il fascismo, che non è mai stato fatto finora in nessuno dei musei pubblici e strutture pubbliche italiane.
come abbiamo affrontato il tema del fascismo? Ci siamo resi conto che un approccio di tipo moralistico non funzionerà. C'è stata una commissione di storici, un dibattito abbastanza interessante, facevo parte, ha tentato di lavorare semplicemente con un approccio di tipo commissione della verità, no? C'è un po' il modello sudafricano, cercando di semplicemente raccontare, di mettere in luce gli elementi chiave dell'esperienza totalitaria, narrandone in modo il più possibile fattuale a livello, come dire, di politica demografico, biologica per esempio, di politica gender, di politica economica, di politica anche simbolica, cioè come è stato riscritto la città stessa, no? con mezzi architettonici e artistici, cioè, cercando di far capire come la città di Bolzano e il suo territorio fossero anche stato un laboratorio del fascismo e del nazionalsocialismo per creare quella da loro, dagli attori di allora, immaginata società millenaria, no? Il millenarismo fascista e nazista, no? Pertanto questa situazione di laboratorio di allora, raccontandola, diventa, come dire, un elemento di vaccinazione della democrazia attuale, no? Perché ti fa capire che una dittatura lavora su diversissimi piani, soprattutto dell'immaginario collettivo, del cambiamento della lingua. Questo è stato un elemento molto forte, lo è nel percorso espositivo, che fa capire quanto la lingua sia funzionale a un progetto totalitario, autoritario e totalitario, quanto la falsificazione della lingua stessa, cioè delle parole che tuttora utilizziamo, è stata efficace, tant'è che un simbolo repubblicano come il fascioletorio, dal fascismo in poi, noi lo vediamo essenzialmente come un simbolo totalitario, mentre gli Stati Uniti tuttora è anche un elemento repubblicano. C'è questa umvertung, no? Questo tentativo di un brainwashing completo, è l'essenza della dittatura.